Da una parte l'allegra serata in compagnia degli amici di Pesaro, dall'altra una mystery box. Andiamo a vedere. Attenzione, questo è il mio ragazzo. Gli ho dato degli ingredienti che sono questi: c'è del pollo, c'è della marmellata, dei pomodorini, della birra, del formaggio e una banana. La birra non si vede perché niente. La birra, la banana. Beviamo, cosiddetta. Puoi aprirla? È partito il countdown a 30 minuti per preparare un piatto utilizzando tutti gli ingredienti. Se vuole può aggiungerne, eccetera. L'importante è che siano tutti gli ingredienti. Devi aprirla tu? Sto preparando una marmellata di cipolla con la marmellata ai mirtilli. Quindi marmellata di cipolla ai mirtilli. Farò una fondutina di provola affumicata e poi faccio una piccola insalata di pomodori e banana fritta. Il pollo adesso lo vado a marinare nella birra. Sti cazzi! Mancano 25 minuti, forza! Ci vediamo dopo per gli aggiornamenti. Gabriele, stai preparando un piatto ambizioso? Sì, oggi chef ho deciso di rischiare. Perché... rischiare non sempre porta al risultato. A volte si fa chimicasi col risultato. Sì, sì, questo è vero, però penso di aver fatto un buon piatto, un piatto complesso, perché comunque ho pensato di aggiungere qualche ingrediente perché erano un po' pochi, allora. Hai fatto anche antidoto? Anche del latte di mandorla. Qui vi farò assaggiare un latte di mandorla. Cosa stai preparando, Gabriele? Alla provola. Cosa stai preparando? Una salsa di latte di mandorla alla provola con una marmellata di cipolle e sottobosco, un'insalatina di pomodori datterini saltati con la banana fritta e un delizioso petto di pollo. Rischioso? Rischioso? Sì, un po' rischioso, chef. Piace il rischio? Piace il rischio? Sì, un po' mi piace. Vedremo allora. Chi non risica non rosica, chef. E come vuoi gestire lo schiattamento? Quello c'è ancora un attimo, però userò un piatto da portata ovale. Se sono mica al bozzo. Tanto è andata. Mancano 10 minuti e stiamo friggendo le banane. Sì, è un momento un po' delicato, chef. Perché già andrebbe fritto il platano e non la banana. Però il collega, la collega Manuela ha voluto mettermi in difficoltà, forse perché mi teme. Queste ragazze sono banane fritte. Però chef, finché mi temono va bene, perché vuol dire che sono vivo. Siamo pronti per impiattare. Sono arrivate le banane. Cosa stai facendo? Adesso un colpo qua, gli do un po' di colore al pollo, finisco il latte di provola e siamo a posto. Questo sarà, chef, un piatto di contrasti, nel senso che l'obiettivo è quello di fare una proteina molto sapida, quindi sono stato su di sale sul pollo proprio perché avevo tutti degli ingredienti molto dolciastri e l'unico modo per accompagnare la marmellata di more era mettergli una marmellata che potesse un pochino bilanciare con l'acidità data dalla cipolla. Sì, sei giudice. Vediamo. Wow. Già mi può, esatto, perché non è giudice, certo. Ma hai già pensato al nome? Che banana questa? Sì. Papà. Riposate, le porto di là? Sì, mettile proprio davanti nel buco che ho fatto in mezzo al tavolo. 3-3, fa tenso. Minchia. C'è anche la crema di latte e provola. Ehi! Devo andare a prendere un so che legno. Okay.
di là, faccio un'introduzione e poi ti chiamo e tu entri col gatto, va bene? Chi è che metti su sta roba? La crema dove la metti? Sul pollo. Sei quasi pronto tu? Finito. Allora vado di là a presentare. Stai registrando? Chi si siede sul concorda? Allora, questa mystery box è partita con degli ingredienti che abbiamo usato per sfidare il nostro grande concorrente di MasterChef. C'era, aiutatemi a ricordare. Birra. Sicumentele. Banane. Cipolla. Marmellata. Pollo. Pomodoro. Cipolla. No, era marmellata. Con pomodorini e del formaggio. Della marmellatina. Della provola, della scamorca. Lui è cosa? Che cazzo vuoi? È Bastianic. Grazie. Allora, vedo se tu sei pronto. Siete pronti? Allora, il giudice venga di qua, per piacere. Facciamo entrare il grande concorrente Gabriele. Bravo! No. Ok, Gabriele, presenta alla telecamera il tuo piatto e quello che hai fatto. Questa sera, chef, ho preparato una... Innanzitutto, come si chiama il piatto? Si chiama Sviste di Cuba. E ricorda un piatto che ho assaggiato in un viaggio in cui veniva abbinata la banana fritta con il pollo, quindi questi sapori agrodolci. Ho preparato un filetto di pollo spadellato con il latte di provola, una marmellata di cipolle e more e un'insalatina tiepida di pomodorini e banana fritta. Stigazzi. Allora, incominciamo con l'assaggio. Parte la prima parte di Brescia, che è lo chef Viganò da Brescia. Devo dire, promosso e bravo. Grazie chef. Buono. Devo piano sul concorrente. Questo non c'è, tu il cameraman? Molto buono. Provo là sopra, so che è passata mezz'ora, chef, e si è un po'... La cipollina col pollo si sposa. Da Dio? Perfettamente. Grazie a tutti, allora hai finito, aspetto. No. Salsina di cipolla. Grazie a tutti, ricordatevi, Gabriele Maifredi, votate perché lui spaccherà a MasterChef.